ragazzi e bentornati al Gormiti Show. Avete visto, la sigla è cambiata e ora c'è la baby dance. L'abbiamo preparata apposta per voi. Eh sì. E ci siamo tanto impegnati e tanto divertiti. Ma Gianni, quando eri piccolino tu facevi la baby dance? Io sì, da piccolino la facevo davvero sempre. Ma devo dirti una cosa. Che cosa? Io la faccio tuttora. Ma fai benissimo. Grazie. Ma lo sai che lo facevo anch'io quando ero piccolina? Mi piaceva tantissimo. Perché? Era il momento più bello della giornata. Immagino, perché alla fine salti e ti ballavo, cantavo, saltavo. Che bello, benissimo. Certo che è proprio vero che non si smette mai di essere piccolina. Hai assolutamente ragione, ma sai che mi è venuta un'idea bellissima. Dimmela, che la vogliamo sapere allora, tutti. Possiamo chiedere ai nostri amici di mandare i loro video mentre ballano la baby dance dei Gormiti, magari insieme ai genitori, insieme ai cani, ai gatti, tutti quanti. Giusto, allora mandateci il vostro video e noi li mostreremo magari in puntata. Giusto? È una bellissima idea, mi piace. Giada, aspetta, per restare in tema baby dance, giochi e tutto, vediamo se indovini. Che vediamo cosa? Un po' se indovini. Cosa? Vediamo, una domanda. Che cosa mi piace fare? E se sbagli mi arrabbio. Ti piace mangiare un sacco? Sì, va bene, ma cosa c'entra ora? Ma cosa ti piace tanto? Ti piace mangiare tanto? Mi piace mangiare, mi piace disegnare. Mi piace disegnare, sì. Mi piace disegnare e quindi sai cosa mi piaceva fare da piccolo? Il truccabimbi. Il truccabimbi, sì. Che bello, ti puoi trasformare da qualsiasi cosa. E voi bambini vi piace il truccabimbi? Anzi, fateci sapere da cosa vorreste essere truccati. Chissà, mi è venuta a me adesso un'idea. Magari nelle prossime puntate ti trucco da Lord Carrion. Sì, mi piace però. O magari, aspetta, da Lord Electrion. Ecco, infatti te lo stavo per dire. O da Lord Titano. Io non ci capisco più niente, Giada, di quello che stai combinando. È un segreto, ancora non bisogna dirlo. Va bene. Ma sai invece cosa mi piaceva anche? Vediamo, fammi indovinare. Giocare. Sì, oltre a giocare, ballare. Sì, anche quello. Fammelo dire a me, perché sennò qua non divini mai. Mettermi seduta davanti alla televisione e guardare tutti i cartoni animati. Ma Giada, come la baby dance, io lo faccio tuttora, guardo ancora i cartoni ma animati. Ma allora cosa dici di guardarci la prima puntata della nuova stagione? Un pezzettino piccolo, ma dai, non lo so, ci devo pensare. No, è piccolino. Ci devo pensare, ho detto. Dai, non hai pensato? Sì. E quindi? La guardiamo. No, iniziamo. Va bene. Allora, vediamo un po'. Ah, chi c'è? È il tuo preferito. Lord Carrion, c'è Lord Carrion contro Gred. No, non è solo Gred, Giada. È ultra Gred. Esatto, perché l'energia mecca l'ha trasformato. Ho capito. Ti ricordi che l'avevamo detto? Ho capito, ma adesso è più forte. Guarda loro come si impegnano. Guarda l'energia. Guarda l'energia del fuoco. Vai, vai. Oddio, adesso lo colpisce. Vai. No, ma dai. No. Al suo attacco, no. Vediamo. Secondo me vince adesso lui. Chi? Gred. No, non vince Gred. Sì. Non deve vincere Gred. Guarda. No, non guarda. Guarda come è concentrato. No. È così potente, ha detto. È l'energia mecca. No. Dai, che sta vincendo Gred. Ma cosa sei felice, scusa? Ma perché così tu parli sempre del tuo preferito, almeno. Ma però ancora non si sa se sta vincendo o no. Stanno combattendo. E ora che facciamo? Mi è venuta in mente una cosa. Che cosa? Prendi un po' Lord Carrion e Gred. Aspetta. Sì, aspetto. Adesso voglio vedere chi vince. Ok. Adesso lo facciamo noi il combattimento, cara Giada. Facciamo noi il finale, quindi? Sì, sì. Allora, Ultra Gred, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che stavo vincendo io. Non è vero, guarda là. Ma così non vale! Sì che vale! Ascolta! Io non ascolto, super... guarda! Pugno! No, niente pugno! Niente pugno, perché io adesso ti attacco con il mio Magma Blast! E io con Onda Oscura! Ma io sono molto più forte di te, tu lo sai, vero Gred? Io sono più forte, infatti dove sono i tuoi amici, Dove sono andati? Aspetta, fammi controllare. Hanno paura di me! No. In effetti i miei amici... aspetta, sono guarda. Andati, vi hanno paura. No, eccoli, sono là! Ti ho preso. Non vale così, Sì che non vale. Non vale, colpirà le spalle. No, sì. Adesso ti rifaccio un altro attacco. No. Attacco puzzetta! Ma che schifo! Ma che puzza, Giada, ma l'hai fatta davvero? Ma cosa dici? No, dai. Va bene, e allora io ti tiro un super calcio con un super pugno. E io lo schivo. Vabbè, ma non puoi schivare tutto, però. No, non sto schivando, vai, continua. E voi, adesso ti faccio di nuovo il super attacco. Allora, onda oscura, e magma blast.
giorni. Mi sa che ho vinto io questa volta. Va bene, hai vinto tu, fa niente, va bene, cosa devo dire? Adesso cosa dici di andare a vedere che disegni ci hanno mandato i nostri amici? Va bene, andiamo a vedere, forse è meglio. Hai visto, Johnny, che abbiamo una novità? Eh sì, infatti la useremo per il disegno agguarnitico. Però prima di farvi vedere tutti quelli che ci sono arrivati, vi chiediamo questa volta di disegnare quello che vi piace di più. Il vostro personaggio preferito. Esatto. Mi raccomando, mandatelo a info@giochipreziosi.it. Vi basterà fare una foto e inviarcela. Eh sì, e noi poi l'appenderemo. Allora, iniziamo. Iniziamo, dai, vediamo un po'. Dai, sono proprio curioso. Allora, questo ce lo regala Flavio e so che abbiamo una dedica, giusto? Esatto, ci ha scritto: buonasera, per il Grumiti Show vi invio il disegno di Lord Electron realizzato da Flavio, 6 anni, di Roma, e la sorellina Giulia di 4 anni. Speriamo possiate mostrarlo durante la vostra prossima puntata. Saluti. Eccolo qua, e ha sicuramente disegnato Lord Electron. Che bello! Sì, c'è scritto c'è Lord Electron, Darkan, c'è anche un Darkan. Meraviglioso. Grazie, grazie, grazie. Appendiamolo. Bellissimo, vai. Appendiamo il primo. Vai. Ok, intanto mostriamo questo di Basile Francesco e ci regala un Hyper Beast, Piron. E Piron, guardalo, che carino. Bellissimo. Eh sì, e poi penso ci sia anche il suo Gormiano. Cosa, c'ha scritto qualcosa lui? No, non, no, non c'è nulla. La dedica. Ok, allora lo appendiamo. Intanto proseguiamo. No, Giada, questo William con Koga. Questo è Koga. E ragazzi, c'è pure il voto. C'è pure il voto. Io penso che sia stato un compito di classe, perché c'è scritto bravissimo, elode. E ha disegnato Koga. Che bello. Vai, appendiamo la nostra super bacheca gormitica. E qui è arrivato un disegno per me, perché c'è scritto... Come per te? E per me? Non lo so, adesso leggo. C'è scritto: ciao Johnny. Ciao Johnny, siamo Alberto e Beatrice. Ti mandiamo il disegno di Lord Carrion Ultra Mecha. Ci saranno dimenticati, secondo me. Ma non me. Si sono dimenticati. Solo perché ti piace Carrion. Allora pensano che a me non piace. Va bene, fa niente, ma sicuramente sarà anche per te. Grazie mille. Attendiamolo. Poi Filippo Serri ci regala, no, che carino, ma anche qua c'è un voto, c'è un numero 10, Giada, potete farlo vedere nella prossima puntata, grazie. E chi è che ha disegnato? C'è scritto qualcosa? Lui no? No. Penso sia Saburo, non lo so, penso, tu cosa dici? Sì, anche secondo me, perché ha la... Tipo la cosa da ninja, esatto, no? Esatto. Eh sì, perché c'è anche la spada del esatto, ho indovinato. È ok, grazie mille, lo appendiamo. Grazie. Oh, Giada, finalmente in una dedica ci sei anche tu. Oh, vediamo un po'. Ciao Gianni e Giada, vai, leggi. Ciao Gianni e Giada, sono Riccardo, ho 5 anni, vi seguo sempre. Siete bravissimi, spero mostrerete il mio disegno. Grazie Riccardo. Ma che bello, è la torre. La torre degli elementi con un Darkan pronto ad attaccarla. Bellissima, bella, anche tutta colorata. Bravo, 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 bravo Ricky. Poi, bellissima questa composizione fatta a quadri, perché praticamente c'è scritto: ciao Gianni e Giada, sono Gabriel Lanzi, vi ho disegnato Electro e il popolo Mecha. Spero che lo fate vedere al Gormiti Show. Io adoro i Gormiti e i Gormiti Show e adoro voi. Grazie. Guardate che bello, è fantastico. È bellissimo questa cosa. Ha disegnato Motak, ha disegnato quelli nuovi, Nuclear, Kialos, Cosmo. Bravo, 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 fantastico. Appendiamolo nella super bacheca gormitica. Giada, ecco uno per te. Ciao Gianni e Giada, sono Antonio, ho 6 anni, vi mando il mio disegno di Lord Electron. Spero lo pubblicate e ci tengo molto, molto. Un abbraccio. Facciamo vedere. Bello, bello, che bravo. È un Lord Electron. Hai visto tutta l'energia anche ha disegnato. Tacco. Che carino questo. Non so quanti anni ha questa bimba. Per me, non voglio dire, ma 2 o 3 anni tutti. Che tre. Carino, ma è Oki questa? Sì, è la piccola Oki, ragazzi, è troppo carina. Ti assomiglia un po'. Che bello, devo solo farmi i capelli un pochino viola. Esatto. E sono uguale. Ha disegnato anche il cielo. Brava, brava, brava Sofia, grazie. E niente, adesso... Cosa c'è Johnny? Niente, che i disegni sono finiti. Lo so, dobbiamo quindi... salutare i nostri amici perché siamo arrivati alla fine della puntata. Ma io però, non voglio. Però non devi essere triste, sai perché? No. Perché ho una bellissima idea adesso. Cioè? Possiamo ballare ancora la baby dance? Sì, dai, spostiamo tutto quanto. Ok, anche questo. Allora sono pronto. Vai, siamo pronti? Vai. Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili. Chi difenderà?
Cosa? Non incrociare le dita. Non le ho incrociate. Voglio vederle. To. Hai ragione. Andiamo. Richiudiamo dentro. Allora lo chiudiamo dentro. Entra dentro, Greg.